Spagna. Verrebbe da dire meglio di Forza Italia, perché voi questo problema non ce l'avete da mai, perché decide tutto Berlusconi. È ancora così, è sempre stato così e sempre resterà così. Ma guardi, intanto noi, intanto questa è una narrazione un po' arretrata, perché forse poteva essere vero all'inizio, oggi non è più così, nel senso che c'è naturalmente, come in tutti i partiti, un arbitro, un leader, no? Che alla fine prende le decisioni e fa la sintesi, ma anche in questi giorni vediamo un dibattito acceso, animato. Però vede, il fatto che noi abbiamo un leader che è lo stesso da 25 anni, cioè gli altri si sono dovuti inventare le piattaforme che funzionano male e che sono manipolate. Altri si sono dovuti inventare le primarie, i congressi su cui io non ho nulla da dire, ci mancherebbe altro, li rispettano, tra l'altro vedono comunque se qualche congresso l'aveste fatto anche voi non sarebbe stato male. Non è detto che non lo si faccia, però c'è un dato di fatto, Giannini, che la leadership di Berlusconi è stata confermata non da qualche decina di migliaia di iscritti su Rousseau, quelli che hanno votato Di Maio come capo del movimento politico, ho preso più voti io alle regionali in Campania, e neanche da un paio di milioni alle primarie. Ma non mi dica dagli italiani. Da decine, lei si faccia il calcolo, so che sui conti io e lei non siamo sempre d'accordo, no. Però nel corso di 25 anni quanti voti ha preso Berlusconi? Decine di milioni. Ma anche quindi Mussolini è stato votato da... Ma che paragone? No, da lei ma faccio per dire. No, ma faccio per dire. Tra di noi è quello non che continua a prendere più voti. Berlusconi sia come Mussolini, sto parlando di capito. Metodo. La democrazia ma io interna dicendo, è importante. No, io, ma noi ce l'abbiamo la democrazia interna, perché comunque non avete mai fatto discutiamo, un congresso. Lo abbiamo fatto ed è... E stiamo discutendo anche oggi, la capogruppo Gelmini, per esempio, su un giornale, ha aperto all'ipotesi di congressi, ma io stessa, per esempio, in Assemblea Nazionale, ho fatto un intervento che chiedeva al netto di Berlusconi, che comunque è il leader e il capo politico di Forza Italia, di avviare un processo di democratizzazione che possa legittimare le persone che sono dopo chiamate a decidere... Anni. Converrà che c'è un po' di ritardo quantomeno. Sì, però le posso dire una cosa, la narrazione di Berlusconi che da solo prende le decisioni, poi è chiaro che fa la sintesi, perché è leader politico, a differenza di altri leader politici che sono stati eletti attraverso le parlamentarie oppure attraverso i congressi con 2 milioni di persone, quello è stato eletto invece da decine di milioni di persone.